Buona domenica, cari amici. In questa sesta domenica di Pasqua, avvicinandosi la Pentecoste, ci possiamo porre la domanda su cosa sia la libertà secondo il Vangelo e come possiamo farne un pilastro della nostra vita. Nella seconda lettura, l'Apocalisse ci descrive simbolicamente la Gerusalemme celeste. Una città bella, al di là di ogni immaginazione. In questa città non ci sono più templi né chiese, perché chi la abita vede Dio nella sua pienezza. Ed è Lui il tempio nel quale tutti i redenti si ritrovano. In questa città non ci sarà più bisogno di luci artificiali. La gloria di Dio sarà il bagliore di luce che illuminerà tutto. Libertà è lasciare che questa immagine conquisti i nostri pensieri, rimanga impressa nelle pupille degli occhi, sognarla ad occhi aperti al punto che desideriamo abitare questa città più di ogni altra cosa, insieme ai nostri cari, ed essere distaccati dall'attaccamento delle cose materiali sui quali gli uomini si fanno la guerra. Il distacco da questa bramosia e la gioia di condividere i beni che Dio ha messo su questa terra è già un anticipo della beatitudine propria di chi abita la Gerusalemme celeste. Libertà è lasciarsi possedere dallo Spirito Santo di Dio e sentire il suo respiro dentro di noi e trasmetterlo al mondo sotto la forma della carità stessa di Cristo nelle azioni concrete.